Le leggende raccontano di un tempo in cui i cellulari assomigliavano a delle pietre da fiume, un tempo in cui non si giocava a Clash Royale, High Day o Asphalt, ma si giocava soltanto a giochi talmente brutti e ridicoli da assomigliare più che altro alla raccolta punti del supermercato. Uno di quei giochi, se non il più famoso, rispondeva al nome di Snake. Una cagata dove una sorta di serpente doveva inseguire dei punti neri che l'immaginazione, ah bella immaginazione, faceva assomigliare a dei topi. Il mito ritorna. Oggi noi andiamo a giocare a Snake. A Snake, questo gioco l'ho visto un po' fatto da tutti, l'ho visto anch'io, voglio provarlo anch'io insieme a voi. È Slider.io, che sembra più una malattia brutta, la slider. Ah, ho preso la slider. Aio, cazzo, ti sei fottuto. Quindi da lì slider.io, perché tu dici che ce l'hai e un altro arriva e ti dice: aio, l'hai presa, mo so cazzacci amari. Comunque vada, siamo pronti per iniziare la nostra partita, io cercherò di raggiungere il punteggio più elevato. Come prima cosa dobbiamo scegliere il nostro nome, il nome del nostro serpente. Quale potrebbe essere? Vero serpente? Bobarverme? No, è brutto. Vermonzulo? No. Vero strisciante? No. Il terrore viscido? No, stiamo andando a finire nei film horror. Il sergente striscia? Questo mi piace. No, sembra striscia la notizia. Uno meglio, che cazzo lo chiamo? Ce l'ho, il sergente viscido, mi piace. Allora, SGT viscido, perfetto, iniziamo, via. Eccola, il sergente viscido, cosa dobbiamo fare in questo gioco? Tanto siamo là, già. Oh mio Dio, è arrivato il biscione della vita. Riproviamo, che stavolta siamo stati un po' sfortunati. Allora, in questo gioco cosa bisogna fare? Bisogna mangiare, proprio come in quello che mi ricordo io ai tempi della mia bambinitudine. Bisogna mangiare questi pallini colorati. Però ora è più bello, è tutto colorato e figo, perché siamo nell'era delle cose belle, no? Quindi cercheremo di essere bravi. Però dobbiamo stare attenti, perché se ci sbattiamo agli altri, che ai miei tempi, lì è pieno di no, oh mio Dio, no, bastardo, sei una merda, verme bianco. Ma proprio madonna, aspettate, adesso mi riprendo, devo soltanto risvegliare come Dovahkiin, no? Devo risvegliare la potenza del drago che, in questo caso del verme, però vabbè, quella che giace nascosta dentro di me, devo risvegliarla. Quindi ragazzi, mi raccomando, sostenete questa potenza immane dentro di me, perché se arriviamo a 20.000 pollici su si sveglia. Funziona così, io lo sapete che marcio la mia benzina, non sono i dolci ma i pollici in su. Quindi se arriva a 20.000 mi si sveglia, e quindi voi ora dateci sotto che vedrete un cambiamento da... Guarda, gioco senza mani. Gioco senza mani. Guardate, già che state spollicciando io riesco a giocare senza mani. Cosa cazzo c'è di là? Che è la fine del mondo? La fine del mondo abbiamo trovato. Oh mio Dio, meglio non andare là, perché cos'è, una lucciola? Vieni qua, buona. Ma la vera goduria di questo gioco è che, a differenza di quello che c'era, quello vecchio ai miei tempi, che lo giocavi da solo, al massimo giocavi a fianco a un altro che ci giocava, qua puoi giocare insieme agli altri e li puoi ammazzare. Aspetta, ho ammazzato l'HIV, ho sconfitto l'HIV. Oh mio Dio, sono un eroe mondiale. Un altro, voglio più sangue, più distruzione. Questo qua gigantesco azzurro, questo qua dobbiamo fargliela pagare perché è vivo. Vieni qua, gira, gira che so qua. Mamma mia, il sergente viscido, eccolo. Oh mio Dio. Aspetta, adesso. Oh mio Dio. Mangia tutto, che questo è prezioso per il sergente. Oh mio Dio. Mi stavo per scontrare malamente con l'America. Più mangi, l'avrete anche capito, più mangi, specialmente quello che raccogli quando ammazzi gli altri, più diventi lungo. Tipo questo qua lo possiamo ammazzare. Questo qua è forte, enorme però. C'ho paura io. Però lo vorrei ammazzare, perché quello là ci darebbe da mangiare a tutto il mondo. Darebbe da mangiare. Cos'è questo qua? Enormissimo. Mamma mia come sono. Qua c'è una lotta tra titani. E noi siamo piccoli e gialli. Che cazzo possiamo fare? Però mi piacerebbe che uno di loro si schiantasse, perché poi potrei mangiarmene un bel po'. Il buono! No! No, quella è stata brutta merda! Era dietro di me!
Ricchezza multicolore! Mamma mia, quanta roba da mangiare per noi! Oh, ma ancora di più! Ma sì, morite, morite! Morite tutti, che qua si mangia tutto l'Ion! Oh, no! No! Perché? Perché? No! Ero così grosso e lungo! Oddio, che brutta frase che ho detto! Ero lunghissimo, 2536 metri di serpentone! E adesso sono tornato corto! No! Bastardo! No, ma chiuso! Brutta... E adesso? Ok, possiamo farcela! Possiamo farcela! Possiamo uscire da questa situazione! Basta che io rimango molto vicino a lui! Potrei riuscire a farlo schiantare! Brutto bastardo! Ragazzi, come cazzo ne usciamo? Come ne usciamo? Dobbiamo stare attenti! Oh, aiuto! Qualcuno venga a salvarmi da questo schifo! Non riuscirò, sono morto. Aspetta! Ha deciso di lasciarmi! Forse posso uscirne! Oh, no, come non detto, mi sa. Come non detto, fammi uscire! Forse da qua? Da qua? No! Aiuto! Brutto bastardo! Fammi uscire! Aiuto, ragazzi, che cacchio sta succedendo? Qui intorno io sono tutto arrotolato. Forse posso uscire. Un'apertura. Sono salvo. Maledetto tu che mi hai tenuto lì per un'ora in ostaggio. Mamma mia. Papa, dobbiamo mangiarci quello là. Aspettate, vai di sprintata. Tutto il cibo per Lion. Ehi, non facciamo scherzi, qua c'è troppa gente, è rischioso. Però non voglio lasciare indietro tutto questo ben di Dio fosforescente. Attenzione, ok, guardate come siamo grossi. No! Ma vaffanculo! Mister Dingo! Oddio, no! Mamma mia, quanto sono diventato grosso, guarda quanta roba! Bontà! Siamo enormi ora, siamo grossi. Ok. Dobbiamo gestircela bene ora. Ti ho preso, bastardo. Volevi prendertela con i più piccoli. E invece tutti i tuoi pallini sono... Ah, un altro che vuole prendersela con i più piccoli. Oh, roba mia, roba di Lion. Oh, mamma mia, quanta ricchezza. Guarda qua. Dobbiamo essere molto poco. Dobbiamo stare attenti, perché l'ingordigia, se siamo ingordi e vogliamo prenderci tutto, rischiamo. Dobbiamo stare attenti invece e conquistare quel... Tenere... Mi sono emozionato, perché ho preso... Guarda come sono lungo. Allora, calmi. Sapevo che l'unica cosa che mi serviva era diventare di colore verde. Il verde è il colore del sergente viscido. L'abbiamo capito ora. Adesso dobbiamo gestircela bene. Dobbiamo riuscire a prendere qualcos'altro di buono. Tipo Cioè, gli sono andato addosso. Perché faccio queste cose? Perché? C'ho le mani stupide. Ma il sergente viscido trova subito... È tutto per il sergente viscido. Dai qua, buono. Occhio, oh mamma mia. Attenzione che qua non dobbiamo farci... Mi lagga ogni tanto, però non è neanche solo colpa mia. Il sergente viscido rosa è stato rinchiuso. Guardate come mi hanno fatto tutto aggrovigliato. Qualcuno di qua deve morire. Lo sapevo. Roba del sergente... No, vaffancore. Santo cielo, è l'ingordigia, perché tu vedi ste palline e dici tutto a me, tutto al viscido, e invece poi ti freghi con le tue stesse mani. Vabbè, per questa volta io direi che possiamo chiudere qua, sto da un'ora a provare ad andare avanti col sergente viscido. Più di così non ce l'abbiamo fatta. Per questa volta, se arriviamo a 20.000 mi piace, continueremo con un prossimo tentativo. Il sergente viscido aspetta il vostro sostegno per continuare a provare. Per questa volta io vi auguro una buona giornata. Lion, out! Non sto guardando, ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati in un nuovissimo video su Clash Royale. Sono contentissimo che questa serie vi sta piacendo. In realtà non sono sicuro che vi piaccia, perché lasciate un sacco di pollici in su, ma il mio dubbio è che più che piacervi la serie siete dei cattivoni e volete semplicemente